Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Amelia e quello di oggi è il video degli acquisti del mese di novembre. Inizierei immediatamente dalla casa editrice per la quale ho acquistato meno roba, ossia la Magic Press, per la quale ho acquistato un solo volume ed è OB di Azumiko Nakamura, quindi il sequel di Compagni di classe. Questo è il primo volume di due, credo. Comunque mi è piaciuto tantissimo, come al solito. Se fosse per me, tipo, io leggerei 10 volumi di questo al giorno, ma comunque accontentiamoci. Per la J-Pop invece ho acquistato 5 volumi, 5, sì, 5. Allora, uno shonen, che è il sesto volume di The Promised Neverland, il quarto e ultimo volume di Oltre le Onde. Questo mi è piaciuto tantissimo, il problema è che è finito, cioè io sarei andata avanti a leggerne altre tonnellate di questo. E l'unica cosa che mi dispiace appunto è che sia proprio finito, nel senso che ha aperto altre questioni in questo quarto volume, come eravamo abituati anche nei precedenti, però non le ha potute sviscerare come si deve, quindi ne avrei letti altri, ecco. Peccato che sia finito. Il volume numero 5 di Made in Abyss, il primo volume della seconda stagione di Killing Stalking, che qua ha la costina bianca anziché nera, e il settimo e ultimo volume di Dancing the Vampire Bond. I volumi originali della serie sarebbero 14, ma J-Pop ha fatto la versione grossina da 7 volumi, quindi questo qua è l'ultimo. Last. Per la Star, invece, ho acquistato un paio di shoujo, che sono il 30° e ultimo volume di Arrivare a te. Dopo 10 e rotti anni finalmente siamo riusciti a vedere la fine di questo ed è stato emozionantissimo. Cioè, ero stanca di leggerlo perché comunque andava avanti da un sacco di anni e sapevamo già come sarebbe andato a finire, però è stato comunque emozionante e mi ha commossa tanto. E il terzo volume di Yona, che non ho ancora imbustato perché l'ho comprato ieri, l'ho letto stanotte e mi è piaciuto molto. Come seinen ho acquistato il nono volume di Come dopo la pioggia, e già piango perché il prossimo è l'ultimo. E infine, come shonen, il 13° volume della nuova edizione di Ranma, il character book di My Hero Academia, che è molto carino, fatto bene, il 17° volume di Magi, Adventure of Sinbad. Anche di questo qua siamo addirittura d'arrivo perché dovrebbero mancarne un paio, il 26° volume di The Seven Deadly Sins, l'88° volume di One Piece, e io già qua ho l'ansia perché devo aspettare altri 3 mesi per il seguito, e infine il 18° volume di Nisekoi False Love. E qui vorrei aprire una parentesi sul fatto che Star improvvisamente ha cominciato a farne uscire un volume ogni 2 mesi anziché ogni 6 praticamente, e quindi ci stiamo avvicinando alla fine, ne mancano solo 7! Infine, per la Planet ho acquistato il 15° volume di Le situazioni di lui e lei, il volume numero 22 di Natsume degli spiriti, ditemi se questa copertina non è fichissima, il terzo volume di Vampire Knight Memories. Anche su questa copertina vorrei soffermarmi perché non sono mai stata molto del team Kaname, ma qui ha proprio quel quid che dici alla pace, va bene. Allora, poi come shonen, il 7° volume di Platinum End, se possibile stiamo cadendo nel baratro del trash più schifoso, il volume numero 2 di Moriarty the Patriot, come potete vedere Sherlock in copertina, hello Sherlock, il 9° volume di La leggenda di Arslan, anche questo qua l'ho comprato ieri, se non mi ricordo, l'altro ieri. Insomma, di recente, quindi non è ancora industato né letto. Poi il volume unico Shino non sa dire il suo nome di Shuzo Oshimi, scusate, non ho mai letto niente di questo autore, quindi volevo comprare questo volume unico per farmene un'idea. Se voi conoscete delle opere sue autorevoli, fatemelo sapere in un commento perché magari penso a recuperarle, ecco. Poi un volume che ho comprato semplicemente perché è di Murata ed è La cena di un mangaka. Non è che l'ho comprato ovviamente per, cioè, è solo perché è suo. E potrebbe anche disegnarmi gli omini stilizzati, mi piacerebbero comunque.
Comunque è stato anche divertente da leggere, ecco. Poi il volume numero 2 di Gideon of the Third, che non ho ancora letto perché anche questo qua l'ho acquistato ieri. Stesso discorso per Bungo Stray Dogs, il volume numero 11. Che invece ho letto ma acquistato ieri, c'è Home Sweet Home, il volume numero 3. L'ho letto semplicemente perché c'è un baluno ogni quarto d'ora e cioè in 4-5 minuti era finito. Questo qua non so se mi ha convinta interamente, nel senso che bello come volume, però dobbiamo anche contare il fatto che è il penultimo e mi aspettavo in questo di trovare un po' più di ciccia. Vedremo come la gestirà nel prossimo. E infine il volume numero 7 di Arte. Bene, questi erano gli acquisti del mese di novembre. Fatemi sapere qua sotto in un commento che cosa avete acquistato voi, se seguite qualcuna delle serie che seguo io. E niente, io vi ricordo che potete seguirci su Facebook, su Instagram e su Telegram. Vi lascio qua sotto i link. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ding! Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!